piccolo spavento per il compleanno di Sophie Codegone. Che cosa è mai successo? Gli amici dell'influencer le hanno organizzato una festa per festeggiare il suo compleanno, 23 anni, a Milano. Ma cosa è successo tanto da far venire un piccolo spavento all'influencer? Pensate, i suoi amici le hanno fatto preparare 3 torte. Quando la ragazza si è piegata per soffiare sulle candeline, una ciocca ha preso fuoco. Per fortuna si è subito spenta e l'iniziale spavento della Codegone si è trasformato in pura allegria. Lei, come sempre, bellissima, un vestitino tutto rosso. Intanto il suo ex, Alessandro Bachan, vuole passare per le vie legali contro il collega di Sophie Codegone, Valerio Palmieri, di casa Chi? Perché proprio nell'ultima puntata, dove c'era anche Mirko Brunetti, c'è stata da parte di Palmieri qualche battuta di troppo, come quella di vedere bene assieme proprio Sophie e Mirko, perché di certo Mirko saprebbe sintonizzare la TV sul canale dei cartoni animati per bambini meglio di Basciano. Insomma, c'è ancora tanta gelosia nei confronti di Sophie e quindi ancora tanto amore. E Alessandro Basciano sembra che non voglia far passare liscia ai colleghi di Sophie per averlo messo in ballo e soprattutto per aver fatto anche battutacce ingiustificate.